Parleremo ancora dai, meglio questo buono. Argomento, ok? Questo me lo dai a me? Sì, sì, no, per no, te. Questo. Ah, questo non è. No, quell'altro voglio far leggere a mia moglie perché. Sì. Finalmente ora che capisco che ragazzo. Attenzione sto sistema. Allora, siamo qui riuniti. Perché siamo in due coniugati. Due sono le cose che piacciono a me. Beh, facciamo prima vedere questo. E non lo vedo, non va bene. Lo vedo. Bene, questa è la così chiamata carta del Carnaro. Un atto politico essenziale nella storia rivoluzionario e anticipatore. Esattamente. Assolutamente innovativo rispetto al pregresso, al precedente, perché era veramente il figlio della maturazione delle anime dopo il sacrificio della guerra. Esattamente. Esattamente. Cioè quella consapevolezza che oggi si è persa completamente, e qui parliamo dell'alternativa proprio all'opposto di quello che abbiamo detto poco fa, cioè questa cultura attuale e questa politica attuale è la figlia dell'abbandono e del ripudio di tutti i valori che stavano qui in questa carta del Carnaro, perché qui c'era una presa di contatto diretto con la realtà, con la morte, col sudore, col sangue. C'è tutto. C'è. E invece qui si è perso il senso dell'onore, del diritto, del dovere, dell'obbligo, no? Dell'immanente che va fatto, altrimenti ti crolla addosso. E invece qui tutto viene lasciato andare a puttane, per cui chiaramente ci ritroviamo nella situazione attuale. Non parlo a livello locale né a livello nazionale né internazionale, parlo a livello mondiale proprio, cioè dovunque questa non cultura del nulla, dell'ovvio, dell'apparire, del non essere, della negazione dell'essere. Invece qui era l'essere, perché avevano capito quanto era importante vivere, avendo visto morire parenti, amici, fratelli e così via. E allora, la carta del Carnaro è stata redatta con la proclamazione della libera città di Fiume e poi della Repubblica del Carnaro. Perché? Perché ci fu l'azione del Vate, no? Non fu tanto l'azione del Vate, dobbiamo entrare nel merito, almeno alcune cose dobbiamo dire. Il Vate fu coinvolto, sì, dopo. Perché inizialmente l'iniziativa fu di altri. Sì, esatto. Furono coinvolti il Vate, il quale accettò perché capì l'importanza storica rivoluzionaria di un evento di questo genere. No, anche perché era una delle ultime azioni che avrebbe potuto fare, visto l'avvento che si prevedeva di Mussolini. Beh, fino a un certo punto, perché lì ancora il discorso era molto magmatico. Sì, certo. Però l'operazione fu un'operazione, come capita sempre nella storia. È stato, diciamo, nei giorni successivi all'accordo di Versailles, quando l'Italia fu menomata della Dalmazia. Fu menomata di tutto. Certo. Ma è anche questo è un discorso logico. I potentati dell'epoca, e lo leggeremo nei testi che abbiamo a nostra disposizione, non volevano un contropotere in Italia. Non lo volevano, è fuori discussione. Certo. Vedevano l'Italia semplicemente come una potenziale concorrente. Qualora fosse stato, certo, un paese più ricco, più espanso, più dimensionato. Ma non solo, certo, ma anche cosciente della propria nazionalità, certo, cosa che all'epoca non c'era. L'Italia era completamente sottovalutata. Ricordiamoci che all'epoca negli Stati Uniti d'America gli italiani erano trattati peggio che le bestie, e questi sono fatti concreti, e non lo dico per dire. E quindi pensiamo esattamente qual era la situazione reale. Ricordiamoci Sacco e Vanzetti, no? Sacco e Vanzetti è venuto dopo. Vabbè, 27, quindi anno dopo. Sì, vabbè, lì c'è stato. Lì non c'è stata, attenzione, nel caso di Sacco e Vanzetti non c'è stata una volontà punitiva nei confronti degli italiani. No, ma cercavano un capro espiatorio, esatto, e hanno acchiappato il più possibile. Esattamente, questo è verissimo. Allora, torniamo all'aspetto del Carnaro. Che cosa c'è stato? C'è stata una simbiosi rivoluzionaria rappresentata dallo spirito rivoluzionario garibaldino, che si tramandava
queste cose. Allora, allora, perché lo spirito, perché diciamo lo spirito garibaldino? Perché buona parte dei volontari che partirono e andarono a Fiume erano persone. Erano gli arditi. Sì, in parte erano arditi, in parte erano, granatieri che si sono trovati lì e hanno seguito i loro comandanti, che stavano a ronchi oggi si chiama ronchi dei legionari, si chiamava solo ronchi, certo. Quindi si chiamava la marcia di ronchi, certo. Per questa ragione. Ma c'era tutta quella massa di volontari, anche giovanissimi, animati da spirito rivoluzionario mazziniano garibaldino, vero, che erano andati volontari inizialmente in Francia a combattere per la Francia nel 1914. Tant'è vero che uno di questi è stato Ettore Muti, un altro è stato Malaparte, ma Malaparte soprattutto, quando descrive la sua esperienza, che fu un'esperienza molto dura, perché li mandarono a combattere questi poveri ragazzi, 15 anni, sulle montagne, il solito punto, nel solito luogo dove Garibaldi aveva combattuto a difesa della Repubblica francese, della Repubblica francese dopo la sconfitta di Napoleone III, e che aveva ugualmente, ricordiamoci che Garibaldi fu anche eletto comandante in capo delle truppe della Comune di Parigi, certo. 1871. Certo. E poi non ci andò, per questo motivo fu eletto deputato alla Costituzione. Esattamente. E quindi c'è tutto questo aspetto rivoluzionario che trova la sua origine nello spirito rivoluzionario suscitato dal mazzinianesimo, dal Mazzini e Garibaldi. Mettiamo da parte le critiche che i soliti sudisti fanno nei confronti della spedizione. Tutte vere, diamogliele tutte per vere. Tutte vere, però lo spirito è un altro. Magari ci fosse questo spirito qui, aggressivo, violento. Ricordiamoci che i garibaldini andarono... Sanguigno. I garibaldini erano andati anche a difendere i boeri nella guerra che gli inglesi fecero contro i boeri. Come no, non sono cose da poco. Quindi ci fu tutta questa massa di persone che creò un momento storicamente importantissimo. Voglio ricordare un aspetto strano, perché mi è venuto in mente in questo momento. Desmoulins, chi è stato Desmoulins? Uno degli elementi più interessanti, giovanissimo, della rivoluzione francese. Il più infogliato, il più delinquente, il più arrabbiato. Camille Desmoulins, che fu ovviamente ghigliottinato, tra gli ultimi ghigliottinati da Robespierre, prima di Thermidor, che fu la vera causa della caduta della Bastiglia. Perché se non ci fosse stato Desmoulins, che aveva sui 16-17 anni, ma forse 18 anni, sì, ma massimo 18 anni comunque, che arringò la folla contro questo terribile monumento al dispotismo, da cui sparavano le guardie svizzere, che poi gli hanno fatti fuori. C'era la guarnigione di un'ottantina di armati. Questi sparavano, Quando si arresero, sono state una quindicina di morti. Quando si arresero, una trentina di morti sono stati. Quando si arresero, gli hanno fatti fuori. A cominciare dal comandante. E dentro c'era un solo prigioniero, poi, che era il grande De Sade. Il marchese De Sade. Vabbè, il grande marchese. Allora, vedete come la storia è veramente interessante. Cosa è successo lì? Che c'è stata la fusione tra la poesia e il grande sindacalismo rivoluzionario. De Sade passa per essere un sadico, invece era tutt'altro che un sadico. Lui no, denunciava il sadismo dei sadici. I paradossi della storia. Come al solito l'hanno messo in galera lui. Mica hanno messo in galera quelli che... Quando leggi questa cosa dici, ma come cazzo del mondo viviamo? In che cazzo di mondo partendo viviamo? Partendo dalla premessa che coloro che partecipavano alle grandi inquisizioni erano solo dei sadici, perché è quella la spinta. Certo, altrimenti non lo fai. Uccidi uno un colpo di pistola, di fucile, è risolto il problema. Godevano nel vedere soffrire le loro vittime, questi sadici.
che erano tutti preti e si facevano preti per poter fare, no? Torturare la gente. Si dice infatti che il torturatore, l'inquisitore di Giovanna d'Arco godeva sessualmente nel vedere... Vabbè, poverina, Giovanna d'Arco era matta come un cavallo. Ma lui godeva sessualmente nel vederla torturare. Vabbè, no? Andiamo avanti. Diciamo le cose come stanno. Allora, questo è il clima di cui è uscito fuori una grande opera poetica, come dicevo, perché ci fu la sintesi tra il sindacalismo rivoluzionario rappresentato di Alceste De Ambris, esattamente, da Alceste De Ambris e dalla grandissima poesia del Novecento, e nessuno lo può negare, perché io, che ho sempre in un certo senso schizzato D'Annunzio, andatevi a leggere i suoi versi, sono eccezionali, sono cose, ma no, ma soprattutto non moderni, una poesia che raccoglie però il bello dell'antico, dell'aulea antica, e il bello di un nuovo modo di nella parlare. Nella sua epoca era insuperato, non c'era nessuno. Certo. Tanto è vero che oggi si parla Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Certo. Ma tra D'Annunzio, e mi dispiace per Carducci perché è stato un grandissimo poeta, Pascoli è stato un mio concittadino, era un mio concittadino, però il pascolismo è quello del bambino, è limitato, bravo, però limitato. È stato un grandissimo poeta della romanità. Ricordiamoci che il grande esaltatore della romanità, non se ne parla mai ovviamente, perché giustamente le poesie che si fanno lo sprezzano, no? Associano al fascismo, no? È naturale. Allora, la cavallina storna, perché Carducci non è lo stesso, a scuola che ti fanno leggere? Ti fanno leggere le cose serie, ti fanno leggere l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, dopodiché prosegui. Allora, il testo, premesso, diciamo, entriamo nel contesto storico. Il contesto storico, appunto, è la fine della guerra, la vittoria monca, denegata dalla Francia principalmente. Esattamente. E poi, la vittoria tradita. È la vittoria tradita classica, e dopodiché avviene questo moto spontaneo di ribellione interna dell'Istria e della Dalmazia, a cui vanno a portare supporto questi legionari garibaldini o arditi. Che abbiamo un coacervo di persone che prendono possesso militare. Quelli che hanno fatto l'operazione politica sono stati i granatieri, ricordiamocelo bene. Che prendono possesso di questa area dell'Istria e della parte superiore della Dalmazia in nome e per conto di questa costituenda Repubblica del Carnaro. Esattamente. Interviene poi D'Annunzio, interviene poi tutta una serie di personaggi, fra cui anche Alceste De Ambris, che è stato uno dei primi veri sindacalista rivoluzionario anarchico socialista. Esattamente, perfetto. E quindi da lì tutta una lotta con tutti le altre fazioni del socialismo e quant'altro, perché lui è andato profugo, mi sembra, 4 volte addirittura all'estero. Troppe volte. E poi praticamente è passato. Comunque ricordiamoci sempre. È morto in Francia. Alceste De Ambris lasciò l'Italia, mentre il fratello, ugualmente socialista, fu fascista. Sì, un grande fascista, Amilcare. Amilcare e De Ambris. Colgo l'occasione per dire che il fratello di Gramsci fu anche lui un fascista, ma di quelli tosti, quelli convinti, e morì subito dopo il ritorno in Italia, perché fu fatto prigioniero in Africa e quindi passò buona parte in India, tra i vari prigionieri italiani, ed era stato niente po' di meno che federale di Varese, il fratello di Gramsci, ok? No, questo per dare riferimenti che danno un punto di... Ma lo stesso Alessandro Pavolini veniva da una famiglia di marxisti. Sì, sì. Ma quindi le cose vanno capite, insomma, no? Il clima era veramente rivoluzionario. No, bisogna dire che la storia non è fatta
a tagli, o a compartimenti stagni. Non c'è, è tutto un continuum. Esattamente. Quindi magari esce fuori, ecco, un Pavolini, per esempio, di estrema destra, socialista, oltretutto, e invece i fratelli e la famiglia che sono di estrema sinistra. Esatto, che sono sempre rimasti legatissimi al Partito Comunista fino a quando sono morti. E allora leggiamo il testo di allora questo è la Costituzione praticamente della Repubblica del Carnaro, che è stata predisposta da Alceste De Ambris, che è, appunto, dicevamo, un grande sindacalista, e lo si vede proprio dalla redazione, dalla accentuazione che mette sui temi sindacali. E allora leggiamola. Premessa: il popolo della libera città di Fiume, in nome delle sue secolari franchigie, ricordiamoci le franchigie dei porti franchi, e dell'inalienabile diritto di autodecisione, riconferma di voler far parte integrante dello Stato italiano mediante un esplicito atto di annessione, ma poiché l'altrui prepotenza gli vieta per ora il compimento di questa legittima volontà... C'era stato in precedenza un referendum della popolazione fiumana che, essendo tutti italiani, avevano optato... Certo, l'avevo detto prima, forse non è stato chiaro. Delibera di darsi una costituzione per l'ordinamento politico ed amministrativo del territorio, città, porto e distretto, già formante il corpus separatum annesso alla corona ungarica e degli altri territori adriatici che intendono seguirne le sorti. Ti do una chicca, che pochissimi sanno. Un grosso esponente comunista ungherese, grosso, era nato a Fiume. Parli del fine secolo? Certo. Ah, ok. Parte generale, articolo 1. Ungherese. Chi era? Orban. Orban di adesso? Che ne so, di che epoca? Fine secolo? Fine secolo, è stato per lungo tempo dittatore fine comunista 800. Dell'Ungheria. János Kádár. Non lo sapevo. Allora, articolo 1. La libera città di Fiume col suo porto. Quello è stato un crogiolo incredibile. A tutt'oggi lo è. Ma Fiume, cioè Fiume, Trieste e Fiume, e la Dalmazia in generale, il coacervo di 4-5 razze. I triestini hanno deciso l'altro giorno che pagheranno più la linea di tasse. Le tasse, bene, bah. Andassero a fargliele pagare. La libera città di Fiume, col suo porto e distretto, nel pieno possesso della sua propria sovranità, costituisce unitamente ai territori che dichiarano e dichiareranno di voler essere uniti la Repubblica del Carnaro. Articolo 2. La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Il lavoro produttivo è la base. Sacrosanto. Cioè, questo è stato scritto quasi 100 anni fa. Sì. Ed è attualissimo per la maggior parte del suo testo. Adesso lo andiamo a vedere. Vabbè, mai applicato tutto. No, no, una parte. Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini, certo, i cittadini senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione, ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i poteri dello Stato, al contrario di quello che sta succedendo adesso. Esattamente. Onde assicurare armonica convivenza degli elementi che lo compongono. Articolo 3. La Repubblica si propone inoltre di provvedere alla difesa dell'indipendenza, della libertà e dei diritti comuni, di promuovere una più alta dignità morale e una maggiore prosperità materiale di tutti i cittadini, di assicurare l'ordine interno con la giustizia. Articolo 4. Tutti i cittadini della Repubblica, senza distinzione di sesso, sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere menomato o privato dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione se non dietro regolare giudizio e sentenza di condanna. La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l'esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi, ma le opinioni religiose non possono essere invocate per sottrarsi all'adempimento di doveri prescritti dalla legge. Fondamentale, ecco la differenza. Ecco la differenza rispetto adesso. Adesso è capito. Di cui tutto è dovuto e niente è dato. Esattamente, dove l'opinione di fondo è quella dettata dal prete. L'abuso delle libertà costituzionali per scopi illeciti e contrari alla convivenza civile può essere punito in base a leggi apposite, le quali però non potranno mai ledere il principio essenziale delle libertà stesse.
Articolo 5. È importante questo. È molto, amici. Molto. Non puoi ledere il principio essenziale della libertà. Tu non mi puoi mandare una lettera così. Io ho denunciato. Quando sai l'articolo 112 della Costituzione che dice vaffanculo, che l'obbligo di procedere è un obbligo. È un obbligo. Devi procedere, brutto figlio di puttana. Esattamente, capito? Per ignoti. Poi abbiamo detto nome e cognome, sti mascalzoni. Pluriomicidi. Articolo 5. La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o di involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l'uso dei beni legittimamente acquistati. Attenzione, involontaria disoccupazione. Certo. Qui ci sono un sacco di giovani scoglionati che, siccome hanno la pensioncina, non gli va di fare un cazzo, niente pensione, o lavoro. O te le vai a fare il missionario in Africa. Allora, la pensione di vecchiaia, l'uso dei beni legittimamente acquistati, l'inviolabilità del domicilio, l'habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario e di abuso di potere. Cazzo, che la Procura della Repubblica non decide, si decidono mai, Procura della Repubblica e neppure i governi Berlusconi, Prodi, che cazzo mai sono riusciti a fare nulla. Di mettersi contro sta marmaglia. E qui dice devi pagare al giudice, quando sbagli paghi, non solo al giudice, ma leggiamo che dice in fondo. Responsabilità. Articolo 46. Tutti i membri dei poteri e tutti i funzionari della Repubblica sono penalmente e civilmente responsabili dei danni che possono derivare alla Repubblica, ai comuni, alle corporazioni o ai privati in caso di abuso o di trascuranza nell'adempimento dei propri doveri. Esattamente. Capito? Lo dicevano 100 anni fa. Andiamo avanti, molto rapidamente. La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto. Questo è il principio fondamentale del mazzinianesimo. Ma di tutto il socialismo in generale. Sì, vabbè, socialismo mazziniano, certo. Non quello marxista. No, per carità. Lì il potere è solo di loro signori, quello marxista. È un con la scusa che nessuno, questo sono è un cardine assoluto, i veri proprietari sono loro. Questo è un cardine assoluto. Questo diciamo prevede la possibilità della capitalizzazione verso un unico soggetto e lo evita. In questo modo, perché la proprietà è una funzione sociale e te la lascio finché tu sei capace di dirigere. Nel momento in cui vedo che tu sfarfalli, te ne vai a fanculo, te la tolgo, ti metti col disegno di dover vendere. È chiaro. Il porto, articolo 7, senti questa: il porto e le ferrovie comprese nel territorio della Repubblica sono proprietà perpetua ed inalienabile dello Stato. Perfetto. Quando qua ci sono venduti pure il culo della madre. Esattamente, forse solo quello. Poteva andare pure bene. Cazzo. Posto che fosse la mamma, fosse articolo no, ancora noi non conosciamo le mamme degli uomini politici articolo italiani di oggi. Senti, le vorremmo conoscere. Articolo 8. Una banca della Repubblica controllata dallo Stato avrà l'incarico dell'emissione della carta moneta. Più di così. Lo diceva 100 anni fa. Esattamente. Allora, tralascio tutta una serie di altre cose che non è caso di metterci ad analizzare, ne riparleremo molto prima con dei testi proprio appositi, e soprattutto c'è un libro molto allora, bello del Beverice che esamina alle origini di questa Costituzione e esamina anche gli influssi culturali che in questa Costituzione poi sono confluiti, portano, certo. Arrivano, confluiscono e creano questa Costituzione. Allora, qui per dire, no? È vero che la dimensione, parliamo dell'Istria che è più o meno come la Val d'Aosta, insomma poco più grande, certo. Quindi una dimensione vabbè, territoriale. Ma se la Val d'Aosta è niente, fiume era qualcosa. Certo, lì c'è gente, l'Adriatico, c'è commercio, anche oggi c'è economia, c'è tutto, certo. Allora, qui dice, il potere legislativo è diviso nella Camera dei Rappresentanti e nel Consiglio Economico. E dice, la Camera dei Rappresentanti si riunisce ordinariamente una volta all'anno nel mese di ottobre. Quindi che cazzo c'entra? No? Che devono stare lì pagati tutti i mesi. E fra l'altro pagati a cachet. Certamente. No, l'altra cosa, il Consiglio Economico si aduna ordinariamente due volte l'anno, perché
a maggio e a novembre e disciplina tutto quello che non è ordinaria amministrazione e legifera sul codice commerciale marittimo, disciplina del lavoro, trasporti, lavori pubblici, trattati di commercio, dogane, istruzione tecnica e professionale. Esattamente. E più altre cosette qua che non so dire. Qui in borsa spese chi partecipa? Alle banche, dunque... la legislazione delle banche sull'industria, dell'esercizio delle professioni, eccetera, quello che dicevamo l'elenco prima su cui legifera. La Camera dei rappresentanti e il Consiglio economico poi assieme si riuniscono una volta l'anno nella prima quindicina di dicembre. Bene, giusto. E costituiscono quindi l'Assemblea nazionale definitiva, che fa il punto sull'anno. Quindi in tutto si convocano 4 volte. Esattamente. Diciamo per più il resto o meno, vai a lavorare, vai a lavorare, se sei capace di fare. Se sei capace a fare qualcosa. Ma la cosa più bella, il potere esecutivo si compone di 7 commissari, cioè l'esecutivo è completamente separato dal Parlamento. Esatto. 7 commissari eletti nel modo che segue: Presidenza Affari Esteri, Finanze e Tesoro, Istruzione Pubblica dall'Assemblea Nazionale, Interni e Giustizia, Difesa Nazionale dalla Camera dei Rappresentanti, Lavoro, Economia Pubblica dal Consiglio Economico. Cioè tutti eletti dagli organi specifici e diversi.